Da uomo di sport che lavora nell'ambito della fisioterapia e sul campo ormai da 25 anni, pur restando nell'evidenza scientifica, mi sento di affermare che la nostra professione è più arte che scienza, nel senso che la consapevolezza e l'esperienza la fa da padrona. La filosofia di PhysiLab è assolutamente una filosofia rivolta al recupero funzionale. I fondamentali di PhysiLab sono essenzialmente elencati in 6 punti, cioè che la fisioterapia deve essere condotta in modo veloce, deve essere completa, deve essere sicura, essenzialmente senza recidive, deve essere personalizzata e deve essere fatta in gioco di squadra. La fisioterapia che viene svolta nel centro PhysiLab rispetta determinati requisiti e criteri, che sono quelli di seguire esattamente quelle che sono le fasi rieducative e riabilitative. Essenzialmente in una prima fase troviamo un momento di idrochinesi terapia, una seconda fase di sala riabilitazione, una terza fase di sala riabilitazione con potenziamento. Noi poi abbiamo introdotto una quarta fase, che è una fase di ritorno all'idrochinesi terapia, prima di andare poi a fare un'attività sul campo pratica. Per far sì che queste fasi riabilitative possano avere un effetto massimale, quindi un raggiungimento dell'obiettivo sperato, è indispensabile che la fisioterapia venga fatta in centri specifici e specializzati, e cioè devono essere centri organizzati, devono essere centri regolarmente riconosciuti e la fisioterapia deve essere condotta essenzialmente con metodo, perché solo attraverso il metodo riusciamo ad ottenere dei grossi risultati educativi e riabilitativi. Il lavoro di squadra di PhysiLab è fondamentale. È fondamentale nella misura in cui tutti i professionisti che lavorano all'interno della struttura sono professionisti della salute, sono regolarmente autorizzati, laureati o diplomati, per cui il lavoro di squadra viene eseguito secondo determinati criteri. Su cosa puntare, dove migliorare per quello che riguarda l'ottenimento sempre di un miglior risultato in futuro, ma anche a già partire da domani? Sicuramente la tecnologia in questi ultimi anni, in questi ultimi momenti della nostra vita di riabilitatori, sta facendo dei grossi passi avanti. La tecnologia deve essere di supporto essenziale a quello che è il trattamento rieducativo riabilitativo. Perché? Perché oggi come oggi è indispensabile oggettivare i risultati.